Buonasera a tutti, benvenuti alla Taverna dei Filosofi, programma di divulgazione culturale a cura della Scuola Umbra di Consulenza Filosofica. Questa sera parleremo di un argomento molto interessante, ovvero sia l'impatto culturale dei caffè filosofici e delle pratiche filosofiche. Avremo qui con noi ospiti il dottor Giancarlo Marinelli, presidente della Scuola Umbra di Consulenza Filosofica. Buonasera Giancarlo. Buonasera a te e a tutti. Poi abbiamo un altro graditissimo ospite, il dottor Riccardo Mancini, che fa parte del direttivo della Scuola Umbra di Consulenza Filosofica. Buonasera, Riccardo. Allora, aspetta che il microfono, Riccardo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ok, allora, Sì, ho prima di attivato, non si è cominciare. sentito, salutavo. Sì, Un saluto a tutti i nostri internauti. Internauti. Allora, prima di cominciare, ecco, volevo ricordare un evento importante, sempre in collaborazione con la Scuola Umbra di Consulenza Filosofica. Il prossimo venerdì 12 di novembre, dalle 18:30 in poi fino alle 20:30, ci sarà il secondo incontro il venerdì dell'Ora Felix, dove parleremo di un testo interessantissimo, ovvero sia Filosofia dell'immaginazione, il linguaggio della pratica filosofica. E avremo con noi l'autore, che in questo caso, guarda caso, è il dottor Giancarlo Marinelli, quindi sarà in una doppia veste, quella sia del presidente, ma anche di autore appunto del testo, a cui poi seguirà appunto il caffè filosofico, di cui questa sera parleremo, e quindi chi vorrà appunto anche conoscere questa pratica filosofica potrà partecipare dal vivo, quindi avere una qualche esperienza. Quindi ripeto, venerdì prossimo 12 di novembre, dalle 18:30 in poi fino alle 20:30, presso la libreria Ora Felix, che si trova a via Reggio Emilia 89. E quindi prezzo di 10 euro, poi ci sarà anche, verrà offerto anche qualcosa da bere durante la serata, e poi è previsto anche uno sconto sui testi, che qualora appunto uno volesse prendere qualche testo, una libreria molto bella. Ho avuto, insomma, per quanto mi riguarda, insomma, dei buoni buone reazioni, ecco. Allora, cominciamo con Giancarlo. Allora, Giancarlo, l'impatto culturale dei caffè filosofici e delle pratiche filosofiche. Io penso che poi sicuramente tu sei la persona più indicata, anche perché, insomma, sei un decano della pratica filosofica. Dunque, quale impatto secondo te hanno avuto sotto diversi punti di vista, appunto, le pratiche filosofiche in questi anni che la pratica filosofica è entrata nella cultura italiana? Quindi prima a te, Giancarlo, e poi anche dopo interverrà Riccardo. Ecco, Giancarlo, prego. Beh, dal punto di vista dei caffè filosofici, sicuramente rappresentano i caffè filosofici la forma più evidente delle pratiche filosofiche. E questi hanno una diffusione effettivamente planetaria, diciamo, anche nell'ambito sia dell'Europa che delle Americhe, anche in America, appunto nel Sud America, nel Centro America, America del Nord, in Inghilterra, in Francia, appunto in Europa, in Corea, in Giappone. Abbiamo una diffusione soprattutto di questa forma più divulgativa. Ecco, quello che, come ricordiamo spesso, anche tu Federico lo ricordi spesso, il caffè filosofico è una pratica filosofica, quindi appartiene a tutta la tradizione, possiamo usare il termine nel senso più alto, profondo del termine, c'è cioè quindi una dimensione storica, una nascita, uno sviluppo che ci caratterizza poi ovviamente fino alla nostra associazione, ma che dà luogo appunto ai caffè filosofici. Marc Sauté, che è il fondatore, no, per la pratica, per l'enorme successo anche che ha avuto, no, come sa bene Federico, ma sappiamo bene anche noi, era un consulente filosofico e faceva consulenza filosofica, quindi bisogna stare attenti perché lo ripetiamo spesso, ma vale la pena ripeterlo, perché i caffè filosofici non è quando uno fa una relazione e poi segue il dibattito, questo non è il caffè filosofico.
anche se magari ci sono tre relatori e tre dibattiti. Caffè filosofico è proprio quando ogni partecipante esprime la sua ragionata e si sollecita anche e sentita opinione, no? Opinione, ma appunto opinione e esperienza, in maniera appunto di una radicale democraticità in questo senso, cioè proprio l'accoglienza a 360 gradi di ogni posizione, e a partire dal proprio sentimento riguardante anche l'idea che viene proposta. Il facilitatore, il consulente, fa dei rimandi, delle riformulazioni, raggruppa delle tesi per far vedere come ci sono dei temi che riemergono, ma non fa nulla di più di questo, e può proporre anche degli stimoli, delle provocazioni per andare anche ad approfondire ulteriormente, e questo crea un'atmosfera veramente unica. Ma questa atmosfera è quella di tutte le pratiche filosofiche, per cui non è nemmeno, non va nemmeno, la, non va nemmeno considerata come la pratica filosofica per eccellenza ecco, questo per esempio talvolta c'è questa eccessiva forma divulgativa che appunto è un tradimento della stessa radice della pratica del caffè filosofico. Il caffè filosofico è un'esperienza di pratica filosofica, ma ce ne sono molte altre, come appunto il dialogo socratico o la polifonia socratica che ho messo in atto io, ma è che di fatto è una forma, sebbene specifica, all'interno del dialogo socratico, oppure le forme di meditazione semiguidata con approfondimenti filosofici o diverse altre esercizi che sicuramente sono sempre più legati a un approfondimento dell'esperienza che sta all'origine. Per cui è bene ricordarci tutto questo. Ora, le pratiche filosofiche, infatti, dicevi, rappresentano come, ben al di là del caffè filosofico, un movimento che è diffuso in tutto il pianeta ormai. Sono moltissime le nazioni che hanno al loro interno rappresentanti della pratica filosofica, e certo che già, per esempio, mi viene in mente l'esperienza di un nostro collega, Michael Weiss, che ha presentato, per esempio, gruppi di dialogo socratico all'interno di prospettive religiose, quindi per creare un dialogo interreligioso attraverso la filosofia, attraverso una pratica di dialogo socratico. Quindi questo per dire quante potrebbero essere, sono già le applicazioni. È per esempio da José Barrientos, un nostro collega spagnolo, uno dei più importanti anche philosophical practitioner, che lavora moltissimo nelle carceri con diversi percorsi, diversi progetti, comunque utilizzando appunto caffè filosofici, dialogo socratico, meditazioni guidate e approfondite filosoficamente, e tutto questo appunto creando appunto un seme di trasformazione sociale. Questo è quello che anche era un po' culturale, sì, ma culturale appunto nel senso più ampio del termine, più avvolgente, più esistenziale. Quindi si trasforma in senso appunto profondo anche le visioni del mondo delle persone che partecipano, e creandosi dei contatti, creandosi anche delle solidarietà, magari anche non perfettamente consapevoli, ma che sicuramente creano, sono dei semi di comunità. Ecco, questa è appunto una focalizzazione per oggi, credo, no? Appunto, sono effettivamente dei semi di comunità, proprio perché la persona liberamente si esprime anche nelle opposizioni, anche nelle dimensioni di conflitto, ma attraverso questo tipo di esercizi, e soprattutto la filosofia che c'è dietro, l'atteggiamento filosofico che c'è dietro di una filosofia radicata all'esperienza e al dialogo, si creano appunto dei contatti mentre si accettano
persino per certi aspetti si enfatizzano anche i conflitti o le differenze. Certamente, infatti, ecco, la parola chiave che mi piace rimarcare e sottolineare è il dialogo. Dialogo e poi, ecco, esperienza, questa è un'altra parola che spesso e volte ricorre, ce lo siamo sempre detti anche qua in questa sede, e come giustamente hai fatto notare, poi ci sono nel caffè filosofico ci sono tutte le caratteristiche proprio distintive della pratica filosofica, ovvero sia il famoso con filosofare, filosofare insieme, sia che avvenga nella classica attività consulenziale a due, no? Quindi filosofo consulente, ospite, cliente, ma sia anche a livello, diciamo, collettivo. Ricordiamo che la caratteristica essenziale è quella del con filosofare, cioè del fare un'azione insieme. Allora, rispetto a questo, Riccardo, l'impatto sociale dei caffè filosofici, delle pratiche filosofiche, che cosa ci può dire a riguardo? Attenzione al microfono, eh. Mi senti, Riccardo? Riccardo, mi senti? Io chiedo scusa, sento molto Sì. male. E se voi, se io ci sono, ho Sì. sentito a sprazzi, e se voi mi sentite come ascolto io, è molto complicato riuscire a seguire. Io penso che questa cosa che diceva Giancarlo, appunto, anche proprio come l'ha esposta, ovviamente è una cultura anche di là da venire, nel senso che si sta diffondendo grazie alla perseveranza. Poi dopo di chi lo incontra in qualche modo si appassiona, perché anche per essere semplici, in qualche modo anche un'inversione rispetto agli stereotipi che ci circondano del discorrere. Noi siamo abituati ad arene che fingono scontri, scontri dialettici, dove ci si grida soltanto addosso e dove in fin dei conti si insegna questo. Si insegna che pensare sia affermare il proprio dire, senza considerare se ci sono delle regole interne di coerenza, senza considerare, come dire, la relazione all'altro. Allora, rispetto a questo modello di una falsa competizione, perché appunto poi qualsiasi vera competizione vuole anche il rispetto delle regole del pubblico, del fare comune. Come dire, io sono anche appassionato di sport di combattimenti, quindi la mia non è una questione contro l'agonismo, anzi, quello che dico è che appunto, però appunto nel caffè filosofico effettivamente c'è la possibilità di ragionare. Che significa? Significa poter esporre le proprie. Peccato. Purtroppo Problemi penso che lui di ha, linea. purtroppo credo che lui abbia un problema di linea, perché pure prima è caduto. Eh sì. No, Vabbè. E allora. perché no, quello che stavo dicendo, intanto faccio un'opera di supplenza perché appunto no, Aspetta che. stava. Prego, 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 Sì, ma intanto ecco. Ah, eccolo. ecco qua. Ecco, Riccardo, scusami. Scusate. Sì. Hai la linea un po' traballante oggi, vabbè, comunque. Vado? Vai, vai, vai. Ok, scusate, ogni tanto appaio, ogni tanto scompaio. Dicevo che poi la caratteristica principale, non si capisce niente di quello che dico. No, no, Questa volta non è adesso sì. colpa mia, giuro, è un problema di tecnologia. No, 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 fino Non adesso sono sì, vai. io. Dicevo, se poi si riuscirà a arrivare questo segnale, no, di questa caparbietà di chi in qualche modo appunto ha lanciato questo modello che non è la ricerca del giudizio stroncante, l'antagonista. Quello che è specifico del caffè filosofico è che ciascuno, come dire, non è giudicato, per cui io posso parlare senza la paura di essere frainteso.
Io che partecipo al caffè filosofico, sembra quasi incredibile, ma poi piano piano appunto la gente ha piacere, non è che si può costringere al giro di parola, no? Posso parlare senza timore di essere giudicato e quindi anche di essere frainteso, anche, come dire, di dire la sciocchezza. Nel momento in cui questa sciocchezza che io dico corrisponde a un mio vissuto, a una mia esigenza intellettuale, di comprensione, di approfondimento, ma anche di proprio di ragionamento, di condivisione del ragionamento, perché la filosofia è quel sapere che si fa dialogando, che si fa in due, non si fa in uno. Anche chi la scrive appunto pensando che stia parlando con se stesso, quantomeno, no? Poi ce ne sono tante di forme, ma è questa forma appunto dialogica in cui di quello che ho capito, chiedo sempre verifica all'altro della correttezza. E poi, appunto, in qualche modo di cercare insieme la soluzione, alla domanda, che può essere anche un approfondimento della domanda, ovvero di capire che tante volte che noi non troviamo risposta alle nostre domande è perché abbiamo formulato male, appunto, la questione. E allora si passa di riformulazione in riformulazione, e in questo passaggio, appunto, per dare chiarezza al pensiero. Peccato che purtroppo Riccardo oggi purtroppo ha un problema con la linea. Quando è così, purtroppo è. E allora aspetta un attimo, allora, dovrei scusare, prendiamo tutti riprenderlo. Eccolo Riccardo, sì. Oggi, questa Diverso sera. tentativo, Dai. Impressionante. ma credo che Vai, Riccardo. tentarlo appunto possa aiutare a restituire pianezza al mio discorso Sì, no, ma e confermare questo fatto che non c'è il giudizio, in qualche modo c'è la libera esposizione, c'è il confronto con qualcosa che mi sta a cuore. Cioè, io non credo alla divisione fra astratto e concreto. C'è chi muore di dolore. E chi non gioisce di tutta la fortuna di cui dispone, ok? Per cui se c'è qualcosa che mi pesa, e questa è una cosa reale, ed è reale nel momento in cui coinvolge la mia vita, ed è realmente una riflessione nel momento in cui io trovo il coraggio di mostrarmi, nella mia debolezza, e questa è la difficoltà maggiore, perché poi dire di una propria difficoltà significa mostrarsi debole in un contesto che solitamente ci vuole forti, ok? Quindi già in questo è proprio un'inversione, una controcultura, questa della filosofia, delle pratiche filosofiche che si articolano anche col caffè, ma è proprio una controcultura, nel senso che rispetto a dei paradigmi, l'urlo, l'aggressione all'altro, il protagonismo individuale, ecco, la filosofia esprime la controcultura. La discussione è collettiva, la partecipazione è libera e funziona fin tanto che appunto ci sta bene. Non si tratta di schiacciare l'altro, ma appunto di intessere con l'altro una creazione che non è né mia né dell'altro, ma di chi la raccoglie e la rilancia. Ok? E questo è proprio de del sapere filosofico. Cioè, la filosofia viene attribuita da Aristotele a Talete la nascita, però in realtà è Platone, Platone che usa per la prima volta questo scritto, questo termine, filosofia, indicando qualcuno che E di nuovo, purtroppo, Oggi questa sera abbiamo non so che di Riccardo. drammatico questa uscita rientrata. Eh sì, comunque qualcuno che ama la filosofia, finiamo la frase, appunto, qualcuno che ama la Aspetta, che filosofia, lo anzi ama richiamo. la Vai, stiamo. Quarto, al quinto non rivengo più. No, dicevo, la No, no, no. filosofia, no, la filosofia di Platone, che è il primo che usa questo termine, che la fa in una forma scritta, per cui mette un po' in difficoltà tutti noi, anche che facciamo filosofia pratica, capire, no, questo rapporto all'oralità, all'antica sapienza,
rispetto a questo sapere consolidato nelle università, la scrittura, che cosa hai pubblicato. Ecco, Platone, come dire, scrive, lo fa per primo, inventa questa parola, tira fuori questa parola per indicare quello che a lui sta a cuore e lo fa riportando, come dire, le conversazioni di altri. Cioè, Platone non figura mai nei suoi dialoghi. Questo è un elemento fondamentale perché significa che si parla non per il protagonismo della persona, ok? Che invece è il nostro mantra, è il nostro mantra, no? Come affermarsi, si fa coaching, si fanno consulenze, come riesco a far vincere la mia idea nel consiglio all'interno del mio gruppo, come riesco a essere più performante. Ecco, la filosofia è il contrario, ok? Non si tratta di essere più performanti a partire da un giudizio esterno, si tratta di essere sereni delle proprie capacità, piccole o grandi, come dire, nessuno è nato imparato, tutti possiamo apprendere. La filosofia rilancia questo di un apprendimento reale della vita per la vita, altrimenti siamo già invecchiati. Chi ha 80 anni fa le cose che faceva a 30 non ha mai fatto nulla. Noi che ancora 80 anni non abbiamo, anche dobbiamo capire questo, capire che andremo a una decadenza, essere sereni per non essere atterriti da quello che è il processo naturale che ci fa ancora vivere, che non siamo morti, no? Il bambino vive felice perché non ha coscienza, ovvero è soltanto immerso, non ha autocoscienza, si dovrebbe dire, perché ha soltanto coscienza, è soltanto immerso nell'attenzione del presente, perché la coscienza è l'attenzione al presente. L'autocoscienza si sviluppa quando noi riusciamo a fare un ragionamento del nostro presente che è passato e a riportarlo non soltanto come memoria, come via di fuga per una prospettiva, cioè quando il passato ci insegna qualcosa per l'avvenire. In quel momento noi siamo autocoscienti, ok? E in qualche modo appunto siamo effettivamente a fare filosofia, cioè a ragionare non soltanto appunto di quello che ci piace ragionare, ma cogliere le ricadute di questo ragionamento per la nostra vita. Cioè, appunto, la filosofia nasce in qualche modo da Platone, appunto, per ricordare questa ingiustizia, no? Che la democrazia, quello che per noi è il primo governo, finalmente mette a morte l'uomo più giusto della comunità, comunque trova l'escluso nel migliore che non si piega. Okay, che non si piega alla vulgata, alla legge, a quello che non gli dice la sua coscienza, il suo dialogo interiore, la sua capacità di stare attento sul presente, e Platone appunto ce lo rimanda. Quindi attenzione, c'è questa questione proprio del trasmettere sapere, ma questo è un sapere che non si trasmette dall'interlocutore, come dire, la forma veramente rivoluzionaria, che non si pensa più a un sapere, come dire, del professore che lo trasmette a contenitori, ma che si costruisce insieme, che si costruisce insieme. Ovviamente questi sono dialoghi guidati, perché non è semplice riuscire, bisogna esercitarsi molto a riuscire, come dire, sia per i livelli di attenzione, ma poi anche appunto i livelli di interpretazione, per cui, come dire, cogliere istintualmente anche quella che può essere una deriva e bloccarla per tempo, perché poi, come dire, se questa è una controcultura. C'è una cultura dominante che pervade tutti, non escluso ovviamente chi parla, con la quale io devo fare i conti e con la quale faccio i conti non soltanto quando è presente in me, ma anche quando è presente nella persona con la quale mi relaziono, ok? Perché poi io non è che incontro persone, come dire, tutti quanti, lo studente modello, il cliente modello, il consultante modello. Io incontro persone pienamente immerse, come dire, di questa società che faticano, che ovviamente, come tutti, quando sono nel limite dell'educazione, neanche se ne accorgono. Ovviamente, questo vale anche per me. Cioè, io sto parlando, pensando e facendo finta che voi mi abbiate Certo. ascoltato per intero, ma non vi restituisco la parola perché ho paura che cada la linea. Quindi, in quel senso, io sono pienamente nella contraddizione. La questione è la consapevolezza, per cui riesco appunto anche a strappare un sorriso, perché appunto la consapevolezza, come dire io non lo farò più, è la più grande delle bugie. Agire le cose sbagliate, non distrattamente, ma in qualche modo con la piena attenzione,
forse ci fa capire, ci avvicina a capire perché noi ripetiamo quegli sbagli. In questa è anche, se volete, una tecnica della consulenza, che è appunto capire le motivazioni di quello che comunemente chiamiamo un errore e capire perché io continuo a sbagliare laddove appunto ormai non è più il caso di sbagliare. Probabilmente, appunto, come dicevo prima, bisogna cambiare la domanda e non cercare una risposta differente della cosa giusta, ma capire che la cosa giusta è capire quello che mi segnala la necessità che quell'errore significa. Ok? Nel momento in cui io vedo la necessità di quell'errore, probabilmente dovrò accettare che non sono fatto proprio così come mi racconto, che in qualche modo c'è un limite di perfettibilità individuato, che appunto io devo accettare, in qualche modo devo anche cambiare il parametro ideale con cui leggo la realtà. Perché ecco, la sì, realtà vorrei... non può essere letta a partire dai parametri ideali, dovrebbe essere sì, così perché sbagli. Ma noi dobbiamo capire come dovrebbe essere a partire dal principio di realtà, di quello che accade. Prego Giancarlo, vai. No, volevo aggiungere, prima che scompari. Che... Vai Giancarlo. Volevo aggiungere che appunto proprio in questa maniera, ecco, cioè chi è che partecipa a questi esercizi, a questa pratica, lo fa con entusiasmo, no? Cioè, e quindi questa controcultura, che usare il termine del nostro adesso, questo incrocio tra di noi, si realizza proprio perché c'è lo slancio, c'è la persona prende gusto, no? Prende gusto di questa. Di questo anche conflitto o scontro, come dicevamo, come ricordava Riccardo, cioè è questo che è la dimensione nuova, non è in certo senso una specifica dimensione etica, non è che la pratica filosofica esce come una dimensione etica, come dire cosa facciamo in termini di promuovere l'apertura dell'io. È una pratica pure di questo, cioè stupirsi che questa pratica, come accade nell'Eros, dà piacere, non è che dà dispiacere. E quindi l'individuo che fa così, il pensatore in questo senso, che fa così, realizza il proprio pensiero. Anzi, come ricordava Riccardo prima, il fatto è che se pensare è uguale a strillare, non è più pensare, appunto. Allora, se il pensare è questo aspetto attento a quello che passa dentro la nostra anima, quindi insomma la nostra autenticità, no? Quindi parlare con questo in trasparenza, secondo una delle parole più fondamentali della pratica filosofica, la trasparenza, no? Quindi, che non significa non dire menzogna, significa permettere che il proprio contenuto astratto rifletta la propria esperienza che sta passando adesso, come per esempio prima Riccardo diceva che sta passando che ci sta la possibilità che cade la comunicazione, quindi passare, trasparenza è questo, quando tu rispetti la trasparenza, cioè ti esprimi nel dialogo, che poi d'altra parte sarebbe difficile essere trasparenti in dialogo se uno diventa oppressivo, in questa maniera tu attui il pensiero, questo è quello che, no, che oggi abbiamo detto l'impatto sociale e culturale, appunto, ma più che altro l'impatto razionale nel senso di produzione di pensiero. Pensare è questo, non è lo strillare, non è la monotematicità, non è l'autoreferenzialità del cervellotico, è tutto meno che questo, e cioè quando appunto il mio dire parte da un'esperienza, da un sentire, da un qualcosa che sto vivendo, inevitabilmente se è autentico e trasparente nel dialogo, e quindi ecco perché il non giudizio, che ha fatto molto bene a ricordare prima Riccardo, il non giudizio, l'accoglienza di sé prima di tutto, dei propri vissuti che stanno serpeggiando in questo momento, e in questo senso l'apertura che ti fa lo stesso stato d'animo all'altro, quindi doppiamente non giudizio. Tutto questo però da realizzazione, ecco quello che volevo aggiungere, ma che veniva fuori dalle stesse parole di Riccardo, però volevo fare, aggiungiamo proprio che si tratta di realizzazione profonda di sé e realizzazione del pensare, quindi non è una forma più debole di filosofia, ma è una forma più forte di filosofia. Ed ecco perché credo che abbia molto
molto a che vedere con il futuro nell'ambito di una, non dico una fondazione, ma una riaccensione dell'elemento sociale interumano, per così dire. Ecco, credo che abbia molte carte da giocare su questo, proprio perché è la persona che nel caffè filosofico segue la sua prima, la sua impressione, la sua idea, la sua, per esempio nel caffè filosofico, ma tutte le altre pratiche filosofiche sono ancora più potenti da questo punto di vista. Segue la sua realizzazione proprio promuovendo l'altro. Cioè, questo là è proprio perché il mio pensiero cresce anche mio, perché sto nel dialogo, nel confilosofare che ricordavi anche tu. Cioè, questo sembra una banalità, non lo è, ed è una cosa che quasi incredibilmente esiste solo se la pratichi. Già noi, infatti, sono contento che siamo comunque in tre, abbiamo anche il divenire informatico che ci mette. No, che ci fa ricordare appunto il divenire stesso, per cui in qualche modo, come un assaggio, come un'introduzione, stiamo facendo una piccola pratica, incrociando già sfumature, e storie, esperienze e momenti differenti. Questo ci realizza, no? Credo che ognuno di noi lo faccia seguendo un suo filo, che poi diventa il filo, si intreccia col filo dell'altro, in una aporetica e liberatoria. In una poetica, il liberatorio intreccio, ma che conferma il tuo partecipare. È questo che è rivoluzionario. Perché banalmente parlando, in termini sociali più che culturali, abbiamo fatto tanta forse proprio separazione, no? Tra individuo e comunità, tra il me e l'altro. Ora la filosofia insegna proprio il contrario, ma non perché elimina l'individuo o perché elimina il proprio punto di vista, o perché, anzi, come abbiamo detto, tutti e tre, insomma, è il contrario. Bene, questo binomio potentissimo, che esiste anche questo solo se lo pratichi, cioè, o meglio, certo esiste comunque, ma esiste socialmente, come dimensione, come prospettiva, no? Come qualcosa che trasforma se lo metti in pratica, no? Non se ce lo raccontiamo, se ci mandiamo un messaggio 10 volte al giorno su questo, no? Se lo mettiamo in pratica, schiudendo come il nostro punto di vista si schiude, rimanendo anche nostro, magari troviamo pure delle idee ancora più nostre, se io ascolto il vostro, questo che è un'esperienza tipica, ma è tipica della pratica filosofica. E noi, appunto, dicevamo all'inizio, ma non è tipica di tutti i dibattiti, perché, appunto, come diceva prima Riccardo, i dibattiti si può strillare, oppure si può, adesso sta, ecco, è finito, adesso turno, turno, adesso sta a me, poi sta a te, ma anche questo non è pratica filosofica. E poi anche quando è un'indimensione di intreccio, ecco, ma se per esempio, se fa anche fosse un'indimensione di intreccio, come per esempio nel counseling, no? O anche in una forma di counseling di gruppo. Se però, come dire, non traspare l'elemento anche filosofico, è come se la persona fosse impegnata non al 100%, e quindi come tale potrebbe lasciare dei propri cantucci, dei propri angoletti in cui non si sente coinvolto. Ecco perché la filosofia, in questo senso, coinvolgendo tutta la persona, dà sicurezza nel fatto sociale, dà sicurezza, cioè se tu sei veramente sei coinvolto, non è che c'è un angoletto che te lo lasci da un'altra parte. C'era Riccardo, mi pare che ha alzato il Sì, dito. questo aspetto dell'intreccio credo che sia molto importante, ok? Perché appunto poi dopo restituisce appunto a quella che è una collettività. Quando noi appunto anche Platone ci dice ma che cos'è filosofia, che cos'è il filosofo non lo sa, il sapiente è colui che non sa, sa di non sapere, no? Poi dopo dà un'indicazione e la dà proprio dicendo sono gli studenti quando tra le lezioni e la ginnastica, come dire, conversano fra di loro, i giovani ateniesi, conversano fra di loro e si confrontano. Ecco, allora là è la filosofia, ok? Cioè, è proprio questa dimensione del confronto sereno, perché se anche sto fallendo nella parola, saranno gli altri a portarmi all'approdo. Quindi questa dimensione collettiva del ragionare, per cui non sono i miei ragionamenti, ma il nostro dialogare.
quello che produce il pensiero, il luogo di produzione, sia perché posso dire le stesse cose a persone differenti e ottenere, come dire, risposte non soltanto specifiche corrispondenti al vissuto di ciascuno, ma proprio intendimenti differenti. C'è chi magari fa attenzione a un tono ironico o che un tono ironico che magari neanche c'è, ok? Allora è proprio andando dietro alla relazione, all'interrelazione continua e cercando appunto di preservare questa, che poi noi possiamo dire produciamo in concreto un bene che non si può mettere da parte, non è accumulabile. Ecco, la filosofia, in questo senso la sua rivoluzionarietà, è che non è qualcosa di accumulabile, è qualcosa che o spendi subito appena la produci o, come dire, non funziona. Anche come la battuta, io non posso pensare alla battuta che avrei voluto dire ieri tra gli amici e che non ho detto, e magari la ripeto la prossima occasione pensando di essere spiritoso. Molto probabilmente farò la figura, diciamo, dell'ultimo della classe, passatemi questa espressione, no? Del soggetto che cerca di stare alle regole del gruppo, ma che poi dopo inevitabilmente le manca. Perché? Perché non sono regole proprie, non sono regole che in qualche modo sono interiorizzate. E anche rispetto a tanto disagio, appunto diceva una nostra collega, effettivamente, ma se noi siamo contenti del mondo e della vita che facciamo, pace, no? Ma se poi in fin dei conti abbiamo delle criticità o percepiamo delle criticità anche a un livello più ampio, più intellettuale, è chiaro che questa sofferenza è qualcosa che ci riguarda, per cui ci si chiede, ma tutto sommato lavoro, la famiglia, ho degli amici, ho il mio hobby, ho la macchina, no? Cos'è che non va? Probabilmente non va appunto, come dire, questa visione unilaterale spezzettata della propria vita a cui si deve rispondere ogni volta, come dire, univocamente. Mentre forse appunto c'è da imparare a tenere in sospeso le cose più preziose, a non avere l'ansia della risoluzione e a permettere appunto alla risoluzione di farsi in qualche modo di affiorare, no? Anche in tutte le teorie della conoscenza, come avviene la conoscenza? In fin dei conti è vero che la conoscenza avviene per illuminazione, per noi è una parola estremamente orientale, no? L'illuminazione. Vedo che sono finite, sono le 9, per cui termino qui. Però in fin dei conti, quando io effettivamente capisco una cosa, un problema che era da tanto, quando mi appare, come dire, nella sua piccolezza, è proprio per quando l'ho risolto quel problema, no? Ma era così facile in fin dei conti. Ma è quando ho vinto anche una paura ad affrontare una prova, che poi uno dice, ma in fin dei conti erano più le preoccupazioni che non, come dire, la prova stessa. Perché? Perché questa tranquillità del generare in seduta stante, come dire, l'autenticità di tenersi autentici nello scambio di relazioni, per cui non è un'autenticità precomposta, preconfezionata, che io in qualche modo devo trovare il modo per farla venire fuori. È qualcosa che viene fatto là per là. Non so se siamo pratici tutti di ballo, ma una cosa è ballare contando il ritmo in testa, per cui a questo passo dovrò far seguire un altro, e potrò essere anche un bravo ballerino, non è il mio caso, ok, preciso, oppure una cosa è ballare proprio seguendo il ritmo, in qualche modo anche stravolgendo qualsiasi coreografia prestabilita, ok? Qui c'è una bella differenza, perché noi appunto vediamo effettivamente quella che oggigiorno si chiama una performance, no? Per cui sì, infatti aggiungo, l'amante del balletto mi dirà che non è proprio così, perché appunto la coreografia mette a livello, però che cosa fa emergere, come dire, anche il balletto più classico e canonico? Fa emergere la bravura della sincronizzazione del corpo di ballo, e noi quella apprezziamo un presente. Ok, anche nell'esecuzione, come dire, più formale, ma quell'esecuzione poi noi cogliamo la capacità di essere presente, e presente con il pubblico della sala. Ok, e anche lì, come dire, le grandi
performance teatrali, le opere musicali, le esecuzioni. Certo, appunto. È vero che appunto posso andare pure 2 giorni di seguito al concerto del mio cantante preferito, ma saranno 2 concerti completamente differenti. Non dirò mai, ah, ho visto la stessa scaletta, no? Fai sempre gli stessi pezzi. Noi vogliamo quei pezzi, vogliamo quell'interpretazione, vogliamo l'autenticità di quel momento, cioè il darsi integralmente, che significa autentico a tal punto. Significa darsi senza riserve, senza avere paura della propria incolumità. È chiaro che un consulente magari frena quando ha paura dell'incolumità del consultato. Adesso mi taccio. Però questi sono appunto nel caffè filosofico, tutto questo non c'è, nel senso appunto siamo tutti adulti, tutti responsabili di quello che diciamo, di quello che capiamo e se vogliamo anche delle risposte che poi altri ci forniscono. Per cui effettivamente molto bello perché estremamente da questo punto di vista libero anche per il conduttore il caffè filosofico, Ma no? Perché comunque, non no, anche due può cose essere proprio. pienamente se stesso, Certo. come dire, a zero reticenza No, sulla responsabilità di qualcuno. Ti do la parola, Giancarlo, ti do la parola, scusa. dicevo, volevo dire che due cose in conclusione. La prima è diventata la seconda, ma quindi comincio appunto con questa, cioè che anche nella consulenza, no, visto che poi parliamo comunque sullo sfondo della pratica filosofica complessiva, anche nella consulenza c'è proprio quello che diceva Riccardo, cioè è chiaro che il consulente si lascia andare e sta anche sollecito a lasciarsi andare con un minimo di coreografia, come diceva, con ma proprio un minimo di coreografia di cui anche saggiamente e maieuticamente sa dimenticarsi, no? Quindi questo rimane proprio in questo senso il tratto comune che abbiamo detto fino adesso è comune alla consulenza individuale, ai gruppi di meditazione semiguidata, alla polifonia socratica, appunto. E quindi lo risottolineo. E qui arrivo alla seconda parte, che poi era la prima, cioè il ballo, l'immagine della danza, va benissimo perché è proprio di nuovo la tranquillità, la serenità che dicevamo, che diceva prima Riccardo, ma proprio il piacere, come nella danza, cioè. Ricordiamoci che questo, come ricordavo poco fa, è proprio una forma di Eros, una forma di Achenbach lo dice sin dall'inizio, il gelido, apparentemente gelido Achenbach, lo dice sin dall'inizio che è una forma dell'Eros, d'altra parte lo dice prima di Achenbach, come sappiamo bene, Platone, no? Come dire, associando il filosofo proprio a colui che ama. Ma ecco. E questo è quello che proprio come ricordavo prima, rende la pratica filosofica una forma di trasformazione, di trasfigurazione, direi quasi, e quindi di fondazione sociale. È serenità e tranquillità, ma è anche proprio piacere, quel piacere della danza, quel piacere dell'intrecciarsi dei fili che riconosci in maniera sempre più, sempre trasformata, riconosci ancora il tuo, come la tua nota, no? Nell'ambito di una sinfonia. La riconosci eppure è completamente anche trasformata. È questo che lo fa il colloquio, il dialogo, ma lo fa ancora di più la filosofia nel dialogo, la filosofia in dialogo, perché ti dà tutta l'ampiezza, lo spessore, l'inaudita, pure anche la pretesa, forse al limite della follia, ma una saggia follia, la pretesa che da questo filo si intrecci l'intera matassa, si snodo l'intera matassa. Ma proprio perché è connessa all'altro, tutto questo è tranquillità, serenità e piacere. Quello che sperimentiamo dal caffè filosofico fino ai più, è quello per la mia esperienza, fino ai più misteriosi e quasi indefinibili, quasi inesprimibili passaggi di una consulenza individuale, così come anche dei rimandi in una forma più ampia di gruppo, dove ci sono dei momenti. E questo anche giustamente diceva Riccardo, che non sono ripetibili, non sono, non ci si può, non li posso, non li possiamo mettere in un serbatoio, non possono essere accumulati, sono spesi, vissuti, ma anche, perdonate la retorica quasi, no? Ma in una loro dimensione eterna, cioè la loro validità, no? In qualche modo che proprio perché si disperde in quel non detto,
dopo magari delle parole sostanziose che sono state dette dal consultante e anche dal consulente insieme. Ecco, penso che siamo arrivati Sì, alla conclusione. siamo arrivati, penso sì, alla conclusione. Abbiamo fatto un mini dibattito che già nel nostro, questo piccolo spazio, non piccolo nel senso diminuente, però già è un esempio. Ecco, io volendo adesso arrivare alle battute finali, mi viene in mente, mentre parlava Riccardo, ma anche Giancarlo, che fondamentalmente c'è un modello che sta alla base di tutto, che anche per la pratica filosofica, ovviamente per la filosofia in quanto tale, ma per la pratica filosofica ha ripreso un ruolo, direi, fondamentale, che è Socrate, cioè il modello socratico del fare filosofia. E infatti, spesse volte è stato nominato Platone. Chi ha avuto il piacere di leggersi i dialoghi platonici, come giustamente faceva notare Riccardo, non è Platone che parla, ma è lui che dà lo spazio al logos comune, no, perché non è il mio ragionamento, perché nel momento in cui io lo metto sulla piazza, lo metto in comune, diventa vostro, e quindi è un co-partecipare, un co-filosofare, cioè un fare insieme un'attività che fino a prova contraria ci fa essere umani, che credo che poi sia la cosa fondamentale, anche perché adesso, volendo ridarvi un po', restituire un po' delle parole chiave, allora se ho detto dialogo, se ho detto controcultura e se ho detto autenticità, non è un caso, Riccardo, soprattutto mi rivolgo a te, che negli anni 70, guarda caso, che sono stati degli anni abbastanza rivoluzionari, i ragazzi dell'epoca spesse volte li vediamo anche nei filmati dell'università che stanno insieme e dialogano. Quindi Giancarlo sicuramente questo se lo ricorderà molto bene. Io invece, Riccardo, che siamo nati in quel periodo lì, non avevo ancora la consapevolezza, però chi era stato giovane in quegli anni lo sa, può testimoniarlo, che i Io sono ragazzi del hanno questa grande 71. necessità. Io sono del 72, quindi diciamo che noi siamo stati bambini che cresciuti con quell'atteggiamento, però insomma Giancarlo sicuramente se lo ricorderà Ma bene, io perché c'ero, chiaramente io c'ero. apposta, che. E allora diciamo così, Giancarlo ci potrà confermare che i ragazzi dell'epoca erano molto, no, propensi per dialogare insieme, per stare insieme, per costruire insieme la conoscenza, per condividere. Ecco, io penso che questa condivisione, questo no, comunicare con insieme, ecco, sia probabilmente ciò che oggi ha l'aspetto rivoluzionario. Come diceva, hanno detto diversi filosofi, ma insomma, il dialogo poi fondamentalmente è, o meglio, il principio del pensiero dialogico, ancora meglio, dice che afferma questo, che potrebbe essere che mentre dialoghiamo, ci confrontiamo, tu abbia ragione, io torto, però in questo concedere all'altro l'avere ragione, quindi dire la verità, non c'è, come diceva giustamente Riccardo, un giudizio negativo. No, 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 io mi arricchisco perché tu mi dai qualcosa che io non ho e che mi potrebbe essere utile. Io penso che questo sia l'aspetto rivoluzionario e chi partecipa ai caffè filosofici lo avverte. E ecco, io l'ultima battuta, l'ultima domanda che vi volevo fare. Secondo voi, in un momento storico particolare come quello che noi stiamo vivendo, no? Dove abbiamo vissuto sulla nostra pelle, no? Ecco, diciamo, non dico l'esclusione, però per motivi sanitari abbiamo dovuto, praticare quel distanziamento sociale, praticare la poca frequentazione con gli altri. Pensate che ecco, il caffè filosofico e più in generale le pratiche filosofiche si possono, cioè attraverso le pratiche filosofiche si possa ritornare a risentirsi umani? Quindi promuoverli ancora in maniera molto forte, per esempio adesso noi lo promuoviamo in questa libreria, ma per esempio penso alle scuole, Riccardo, cioè creare uno spazio finalmente dialogico in cui, no, i ragazzi, i più giovani, possono sperimentarsi senza quella l'ansia, no, da prestazione, mi si passi il termine, del voto, dell'essere bravo, essere brava, invece io liberamente esprimo quelli che sono i miei pensieri, anche magari pensieri apparentemente negativi, insomma, ecco. E quindi ecco, la domanda la faccio anche a Giancarlo. Per esempio,
un caffè filosofico a scuola non sarebbe rivoluzionario. So che in passato già sono stati fatti, però ecco, ricominciare anche a rifarli lì. Pensate che potrebbe essere un buon punto. Certo, io faccio, per esempio, nelle scuole faccio i gruppi di polifonia socratica, che adesso non ci abbiamo tempo, che sono più potenti da questo punto di vista del caffè filosofico, perché appunto perseguono una definizione comune, come nel dialogo socratico, eppure accolgono le singole manifestazioni, le singole verità che rimangono poi appunto non coincidenti con l'elemento comune. Questo sempre a partire dall'esperienza che uno ha, questo ancora più che nel caffè filosofico. Questo è rivoluzionario, e come abbiamo detto sin dall'inizio, è la rivoluzione della pratica filosofica. C'è poco da dire, perché al di là del fatto che qualcuno, qualche filosofo, nella tradizione nostra occidentale e anche universitaria, ogni tanto si ricorda tutto ciò, ma un conto è dirlo, un conto è metterlo in pratica, appunto. E questo è quello che viene fatto con la pratica filosofica, non con le riflessioni accademiche sulla necessità di un incontro tra esperienza e filosofia. Prima di tutto, questo nella scuola, io quando lo faccio, si creano, rientrano negli obiettivi proprio di maggiore forma di diffusione di quella che si chiama l'inclusività, cioè quindi sono delle forme potentissime di inclusività, quindi significa proprio tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Ma ribadisco, questo accade perché è filosofico, perché all'esperienza passeggera, dileguante, uniscono la potenza del concetto, la visione più universale, quindi impegnano un po' come i giovani che dicevi tu degli anni 70, cioè che erano che in comune c'è il fatto che ognuno nel suo punto di vista, con la propria esperienza, si lanciava in visioni. In visioni storiche, in visioni politiche, in cosmovisioni, non so, quelle. E questo è quello che fa la pratica filosofica, per fortuna, come diceva prima Riccardo, aumentando il dialogo, non giocando su una, sia pure più che legittimo, dimensione di scontro, no? Che è comunque certo non è che viene bypassata da questo, ma questo sta alla base però anche di uno scontro. E noi ci occupiamo di questa base, noi, nella pratica filosofica. Ecco, Riccardo, cosa ne io pensi? Sì, ecco. dovrei andare. Dai, guarda, giusto una battuta, giusto un minutino, Riccardo, Guarda, così una poi battuta chiudiamo. sicuramente, sono d'accordissimo, nel senso che appunto riuscire finalmente nelle scuole ad attuare quello che viene considerato anche continuamente, no? Dalle indicazioni, dalle circolari. Questa rottura della frontalità del sapere, questo far fare delle esperienze, delle competenze, dei compiti di realtà. È chiaro che una discussione guidata, eppure come dire, incentrata sulla spontaneità dei presenti, è uno strumento molto prezioso perché è potente, perché fa sentire liberi, ti permette in qualche modo appunto di guidare, proprio far fare esperienza di una cosa. E mi viene soltanto un ricordo, ero a Terni a Narni, al Gandhi, e mi era stato chiesto di fare un intervento in una scuola, liceo, dice il liceo appunto un po' comprensivo. E come dire, io tra lo stupore generale evitai la relazione frontale con questa scuola in plena aria, come dire, suscitando anche un po' di perplessità nel corpo docente che lentamente si dileguò, per poi dopo arrivare a una fine di percorso in cui, come dire, tutti quanti, ma veramente tutta l'aula magna della scuola divisa in gruppi, come dire, diede il proprio contributo di riflessione prendendo sul serio delle domande che erano venute fuori dal gruppo. Ok, allora questo non è proprio quello che dice Giancarlo, appunto, un gruppo di polifonia socratica, ok? Perché è una cosa estemporanea, appunto, senza una continuità. Però in questa indicazione, no, del fare attenzione al presente, non raccontare le esperienze, ma farle fare, no? Che è quello che chiedevi tu, anziché, come dire, far ragionare, anziché spiegare come si ragiona, no? Abituare le persone a praticare il ragionamento, che significa anche il riconoscimento del proprio limite, del proprio errore, del proprio torto, ecco, credo che sia poi lo strumento educativo più potente perché la testimonianza è quella che
rimane impressa. Quando noi vediamo qualcuno che testimonia nel bene e nel male, nel bello e nel brutto, noi quel fatto vero che c'è stato davanti ai nostri sensi ce lo ricordiamo. Poi lo possiamo valutare, ci ripensiamo, possiamo cambiare anche il nostro giudizio e lentamente magari arrivare anche a convenire sulla bontà di quello che abbiamo osservato. Quindi io sono perfettamente in linea, sono perfettamente d'accordo. Cioè, è chiaro che la rivoluzione riguarda tutto, le riforme riguardano dei singoli aspetti. Fare della filosofia una pratica rivoluzionaria, come dire, ancora ce ne vuole, ovviamente, nel senso che poi appunto continuamente viviamo il quotidiano, no? Però appunto iniziare a pensare anche che una rivoluzione reale non abbia bisogno di una preparazione, pure questa mi sembra Certo. proprio una grande sciocchezza che, come dire, la può ripetere soltanto chi è convinto di una simile assurdità. Per le cose importanti ci si prepara, quindi effettivamente anche la società, no, di là da venire, innanzitutto non è quella che risponde al mio disegno, ma sarà quella che gli altri faranno. E il mio compito, come dire, è essere pronto ad accoglierla, a stimolarla e a interagire, dando un contributo di entusiasmo, di critica. Io la chiudo qua, perché Sì, poi va siamo anche nel bene. tempo. Dai. Sì, allora io ringrazio tutti voi che abbiamo fatto appunto questo importante confronto sulla pratica filosofica e sul caffè filosofico. E quindi ecco, ricordo ancora per finire chi vorrà, appunto, chi volesse partecipare dal vivo a un caffè filosofico, potrà farlo la prossima settimana, venerdì 12 novembre alle 18:30 alla libreria Ora Felix, via Reggio Emilia 89. Ci sarà il Roma. venerdì Ora Felix, Roma, ovviamente. Dico ovviamente però per noi, ma giustamente per chi poi non è di Roma, però ecco, hai fatto bene a fare questa precisazione. E ecco, potrà venire in presenza, finalmente in presenza. E quindi avremo una prima parte in cui presenteremo il testo di Giancarlo Marinelli, che ha scritto insieme a un altro scrittore, un altro pensatore, Ferdinando che è Testa. sì, Ferdinando Ferdinando Testa, Testa. sì, e Filosofia dell'immaginazione, il linguaggio della pratica filosofica, a cui poi seguirà il caffè filosofico dalle 18:30 fino alle 20:30. Quindi presentazione del testo più caffè filosofico, più poi verrà offerto qualcosa da bere, più poi c'è la possibilità per chi parteciperà di avere anche uno sconto sui libri che volesse appunto acquisire. Bene, allora io vi ringrazio, grazie a voi tutti, grazie a Giancarlo, grazie Riccardo, Ciao a grazie a quelli tutti, un che saluto. ci sentiranno dopo in differita. E quindi vi do appuntamento alle prossime puntate della Taverna dei Filosofi. Arrivederci e saluti a quelli che seguiranno. Ciao, un saluto. Va benissimo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Federico. Grazie E un saluto a te. a tutti.